Buongiorno, io sono Pietro Treccani e vi ringrazio della vostra numerosissima presenza. È molto difficile a una presentazione di un libro trovare comunque una rispondenza così alta numericamente, e unitamente comunque alla presentazione del libro ci sarà anche quello che abbiamo chiamato convegno, perché sentirete che si parla un po' di tutto il periodo risorgimentale. Oltre quel minuscolo mondo, visibile e instabile, la realtà è popolata da ombre, da sogni, da presenze raramente concrete. Ma perché averne paura? Così va la vita, così è, uguale per tutti, ovunque. Fin quando la luce del sole riporta alla vista i colori del mondo. Oh, Treccani! Ie 3 ore che so che siete addormentat a volcan a forza d'espetat! Ritenni opportuno partecipare a convegni e a studi e alla redazione di alcuni volumi. Con il Comune siamo arrivati a pubblicare un bel po' di volumi, tra i quali l'ultima opera si chiama Il crinale dei crinali, in 4 volumi, che parla della battaglia di Solferino vista dai 4 punti diversi dei contendenti sul campo di battaglia, quindi il punto di vista francese, quello austriaco e quello piemontese, italiano, e poi un punto di vista sociologico che affronta la questione riguardo alla storia dell'umanità, perché nasce la Croce Rossa e di seguito. Erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Me ne andavo al mattino a spigolare, quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore. All'isola di Ponza si è fermata, è stata un poco e poi si è ritornata. Si è ritornata ed è venuta a terra, scese con l'armi e a noi non fece guerra. La speranza di vita nel 1861, vi sembrerà incredibile, era di 29 anni e mezzo. Speranza di vita. Oggi è di 81 anni e mezzo. La mortalità infantile nel 1861 era del 229 per 1000, cioè ogni 1000 nati, 229 morivano entro il primo anno di vita. Oggi è il 4 per 1000. La statura media, ecco, anche questo è un dato un po' particolare, la statura media nel 1861 era di 1,62 m e nel 2011 è 1,75 m. Per quanto riguarda l'ambito della cultura, questo era l'ambito della vita quotidiana, nel 1861 gli analfabeti erano l'80% della popolazione, qualcuno pensava anche di più, però in realtà era l'80%, nel 2011 è l'1,5%. Un dato che fa sorridere, visto adesso, è il numero degli studenti universitari. Nel 1861 c'erano 4.000 studenti universitari nel Regno d'Italia,
adesso sono 1.800.000. Ma guarda un po', ma come lo devo chiamare, signor Garibaldi? Generale, eroe, patriota, condottiero, marinaio, rivoluzionario, mi dica lei. Ma per noi è comunque un onore averla ospite nella Sala della Gloria. Mi spiace solo che ad ospitarla sia il paese la cui amministrazione le ha tolto il nome nella piazza principale. Cosa ne pensa? Chiamami come vuoi e non preoccuparti per il nome di una piazza o di una via. Quel che conta sono le opere e ciò che lasci quando te ne vai dall'altro mondo. Lascialo dire a me, che sono stato l'eroe, dicono, di ben due mondi, europeo e sudamericano. Quella è storia passata, ora mi sto interessando di altre avventure. È vero, sono stato condottiero e generale, marinaio e rivoluzionario. Ho girato parecchio e ovunque, e ho trovato pane per i miei denti, nel senso che ovunque il destino mi aspettava per offrire al mio spirito da combattente nuove opportunità. Lascio la parola a Mario Cherubini che dà indicazioni circa le possibilità di acquistare il ormai famoso italico Risorgimento. Ringraziamenti sono già stati fatti tanti. Ecco, ringrazio anche la presenza della famiglia Novello, di Marino Novello, in questo chi rappresenta la famiglia e la figlia qui con noi, Kenda, che anche loro, come molti altri, sono ringraziati nel libro loro perché per la loro attività che hanno riportato in vita il Palazzo Pilati, un poco sotto, oggi Palazzo Novello, che ospitò Tito Speri, martire di Belfiore. Tito Speri è uno dei 15 che vengono intervistati nelle interviste impossibili. Il libro poi verrà utilizzato, come è già stato accennato, per fare il giro dei vari comuni, delle varie amministrazioni comunali che vorranno discutere, parlare sul Risorgimento, quando è partito, chi ne ha dato vita e se è vero che il Risorgimento sta continuando ancora per costruire un'Italia migliore. Grazie per aver partecipato.